Beh, le indicazioni sono talmente tante che non riusciremo a parlarne in 5 minuti, ovviamente, perché poi, quando le cose non vanno bene, ma anche quando vanno bene, bisogna avere la capacità di star là a spulciare tutto. In generale, al netto della positività dell'atteggiamento e anche di una parte delle cose che abbiamo fatto, due o tre svarioni, chiaramente, se abbiamo preso gol, li abbiamo fatti, secondo me sono sempre meno di quelli che si fanno tante volte, però in questo momento, come dicevo oggi, non possiamo permettercene nemmeno mezzo. Quindi dobbiamo andare oltre il 100% delle nostre possibilità, in questo momento. Dopo magari arriverà un momento dove farai il 98% e vincerai 2-0, però il calcio è fatto di momenti così. Secondo me la cosa più positiva è la conferma comunque che la condizione dal punto di vista fisico è discreta, che mi solleva da tanti problemi. Una cosa positiva è che in poco tempo è stata recepita, secondo me, quelli che sono stati i miei input, chiaramente quei pochi che ho dato, perché non bisogna anche tener conto del poco tempo a disposizione. La valutazione che facevo stamattina è che questa squadra, se tagliassimo la seconda metà delle partite, sarebbe settima in classifica. È un'indicazione comunque che ha il suo valore. Il problema qui non è tecnico, il problema è probabilmente di tenuta mentale e di attenzione, perché non è possibile che perdi così tanti punti il secondo tempo. Quindi dobbiamo anche durante la settimana migliorare, estendere, diciamo, la capacità di stare attenti. Questa è una valutazione complessiva che riguarda anche quello che c'era prima. Ma sinceramente, guarda, ti dico la verità, se prendiamo il primo gol, ci sono due mezze cose che probabilmente nel 99,9% del resto delle partite del mondo non verrebbero neanche cagate di striscio. Adesso prendi gol e quindi stai lì a spulciare, però onestamente il difensore probabilmente era meglio che facesse un passo, mezzo passo indietro invece che uno in avanti. Però onestamente lì è stato l'attaccante a cercarlo, quindi cosa vuoi dirgli? Sulla punizione io penso che il portiere potesse fare qualcosina di più, ma non posso considerarlo un errore, perché non lo è, era sulla palla, spingere ha spinto. Quindi possiamo dire che in tutti e due i casi si poteva fare qualcosa di più? Sicuramente sì, visto che abbiamo preso gol, ma non sono due errori, sono due mezze cose, e purtroppo in questo momento ti puniscono anche quelle, quindi devi stare là e farle vedere e di solito guardo le partite, ce ne sono almeno 45 di queste due cose qua. Quindi bisogna avere anche lo giusto equilibrio e capire il momento. Tutto qua. Quindi anche nel secondo gol c'è stato un errore fondamentalmente, ma c'è stato prima dell'inizio dell'azione, probabilmente non dopo. Ma secondo me è una squadra, la mia sensazione proprio didattica, è da insegnante, la mia sensazione da insegnante è che sia una squadra anche mediamente intelligente. Cioè, nel senso, il fatto che ci siano state determinate cose lunedì sera testimonia che questa squadra sa apprendere. Questa squadra apprende, se no non l'avrebbe fatto in così poco tempo. Secondo me deve migliorare, deve estendere la propria capacità di attenzione. Ecco. Sì, ha una sua componente anche quello, però secondo me è proprio una forzatura che deve fare, che devono fare e dobbiamo fare noi insieme con i giocatori, e cercare di estendere un attimino questa capacità di attenzione che già nei giocatori di calcio è abbastanza limitata, Non è che stiamo parlando di novità, però in generale chiaramente quando le cose non vanno bene un piccolo sforzo in più bisogna farlo, c'è poco da fare. Quello che è stato fatto fino adesso, buono o cattivo che sia, non è bastato, quindi devi andare a raschiare il fondo del barile e cercare dove migliorare, tutto qua. Secondo me lì è un input importante, lo vedo io durante la settimana, proprio da insegnante. L'insegnante si siede dietro la cattedra e vede subito, capisce se uno ci arriva o non ci arriva e capisce anche il motivo per cui ci arriva o non ci arriva. Se non ci arriva perché non ci arriva o non ci arriva perché in quel momento sta guardando il telefono. Tanto per fare un esempio. È così.
o perché in quel momento ha chiuso, ti guarda, ma ha chiuso il neurone, ti guarda come per dire, così è. Secondo me questa è una squadra alla fine intelligente, perché ti ripeto, a me non è capitato tanto di frequente di subentrare con tutti i problemi che ci sono e riuscire a vedere determinate cose in primo tempo, in poco tempo, quindi vuol dire che qualcosa c'è di positivo. Compito mio tirar fuori il massimo di quello e limitare il resto, dopo pian piano si tira l'elastico, e secondo me l'elastico è soprattutto quello. Io ho capito ormai che se vai oltre con certe cose fanno fatica a stare attenti per diverso tempo, a stare attenti, quindi lì devo essere bravo io anche a modulare gli insegnamenti in termini di tempo, non tanto in termini di qualità dell'insegnamento, ma in termini di quantità. Ecco. Però ti ripeto, io modulo, però da parte loro ci deve essere anche un'estensione di questa attenzione. Tutto qua. È un piccolo gioco delle parti che ci sta. E ripeto, la mia è un'accezione positiva, eh. Io da questo punto di vista sono molto soddisfatto, perché si fa molto più fatica chiaramente a far capire una cosa a uno che non la capisce, che non ci arriva, piuttosto che a chiedere un po' più di attenzione a chi comunque è intelligente, eh. C'è poco da fare, si fa molta meno fatica, eh. Quindi da questo punto di vista sono anche contento, devo dire la verità. Chiaramente ripeto, sempre ragionando sul fatto che quello che si fa ed è stato fatto non basta, quindi bisogna fare qualcosa di più. Piacenza, che ha visto che casa, ma Piacenza è la classica squadra che anche l'anno scorso soffrivano a un certo punto, dopo si sono ritrovati a giocarsi la B all'ultima giornata, facendo un girone di ritorno strepitoso, quindi qualche motivo ci sarà anche in quello. Piacenza è la classica squadra che non sai come prendere, nel senso che cambiano spesso pelle e ti danno pochi punti di riferimento dal punto di vista tattico. Ovviamente è una squadra di grande qualità, perché non sto qua a nasconderlo, però non sono dei mostri loro e non siamo cadaveri noi, quindi noi la nostra piccola presunzione in questo momento, piccola, deve essere quella di andare a giocarsela su tutti i campi alla stessa maniera, con lo stesso piglio, se non alla stessa maniera. Deve essere così. Quindi rispettiamo tutti, a maggior ragione Piacenza, però adesso l'importante siamo noi. Infermeria sta bene, grazie. I fisioterapisti stanno bene, i dottori anche, li abbiamo in abbonanza. Uguale. Gerardice. Mancano ancora Candido, Liana, però lì sarà, bisogna aspettare che tolgano i ferri dalle mani. Mi sembra che li tolgano il 18, se non mi sbaglio. E basta, mi sembra che tutti gli altri, è rientrato il belga, è rientrato Cozzari, ovviamente. Montanari si è già allenato ieri, quindi ieri e oggi, sì. Sono questi, quelli fuori, sono quelli gli operati, insomma, dai. Ferrani, vabbè, squalificato, certo. Ferrani è squalificato, sì, certo. No, non farò molti cambiamenti, perché, come dicevo l'altra volta, io penso comunque ci sia bisogno di un pochino di tempo per valutare determinate scelte, in positivo o in negativo che sia. Quindi, tra le altre cose, diverse risposte positive ci sono state e non avrebbe senso in questo momento fare dei grandi cambiamenti. Io penso sempre che con calma le partite vadano valutate a blocchi e non solo sulla singola. Dopo, chiaramente, un episodio incredibile lo valuti anche al momento, però è sbagliato. Nessuna azienda si valutano le cose in una settimana. Il calcio è l'unica, infatti non è un'azienda e viene definita in qualche altra maniera. Non ho nessuna azienda che valuta l'operato. Di solito si mettono 2 anni, qua nel calcio si mette una settimana. Non per niente buttano via i soldi. Allora, io in generale non sono d'accordo col mercato come è messo adesso, assolutamente. Secondo me è un souk, non è un mercato, sia d'estate che adesso.
Non sono d'accordo perché poi per 4 mesi, 5 mesi all'anno si parla altro che di mercato. A me sembra una stronzata mai vista, tutta italiana poi. Però siccome questo chiacchiericcio fa mangiare tanta gente, viene mantenuto così com'è. E, non penso, allora, penso che sia molto complicato fare mercato a gennaio, sono due cose molto diverse farlo a gennaio e farlo a giugno. Chiaramente a gennaio ci sono tante variabili in più. È altrettanto chiaro che noi abbiamo bisogno di, secondo me, riordinare un attimo la rosa. Riordinarla sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista tattico. Chiaro che non ci nascondiamo che sarà un'impresa abbastanza complicata a gennaio. Il direttore si sta dando da fare e cercheremo di fare quello che serve. Non lo so, stiamo valutando diverse cose. Queste però non sono domande che dovete fare a me, dovete farle a lui. Qui una cosa carina che succede è che io faccio l'allenatore e il direttore fa il direttore. È carina sta cosa qua e non succede dappertutto. Ma sono informato, ma non sono io che lo devo dire. Anche tu sei informato delle cose che dove scrivi, ma probabilmente non le dici tutte e tu le dici qualcun altro sopra, giusto? È normale, ogni lavoro è così. Io ho il mio superiore e parla lui di queste cose, non io. Anche se mi informa correttamente ci confrontiamo, però è un compito suo. Come tante volte ci confrontiamo sulle mie responsabilità, però alla fine decido io. È una cosa stupenda, non succede molte volte nel calcio, eh? Invece qui c'è grande rispetto dei ruoli, è giusto che sia così. Di Curcio che è un ottimo giocatore, ma è un giocatore del Vicenza. E tra le altre cose, la cosa carina è che io non l'ho sentito neanche al telefono, ma per messaggio lui mi ha fatto i complimenti quando sono venuto a Rimini. Punto. Considerato che a Vicenza sono un pelino sopra come ingaggi, cosa dici? Hai già risposto. Pelino, poco poco. Quello ti ripeto, non è compito mio. E noi onestamente abbiamo pensato a tanti giocatori, nel senso che chiaramente abbiamo fatto delle valutazioni proprio per la difficoltà del mercato di gennaio, quindi non è che poi pensare di puntare un giocatore e quello arriva a gennaio, già a giugno non è così, a gennaio è quasi impossibile, quindi si fa una rosa di possibilità e dopo si valuta. Lui non era inserito in questa rosa, poi che venga inserito è un altro discorso, ma per adesso non era stato inserito e io non ho fatto nessun passo per farlo venire assolutamente per ora. No, per me non esiste il caso lo si sta montando fuori, per me il caso non esiste, io ho fatto delle valutazioni prettamente tecniche, continuo a farlo, ripeto come dicevo prima perché sennò non sarei coerente, se faccio una scelta dopo non è che la cambio dopo 5 minuti perché voglio portarla e vedere che effetto ha, l'ho detto prima in generale e lo ripeto adesso per quel che riguarda il portiere. Scotti si sta allenando bene, tra le altre cose non ho niente da dire da parte sulla professionalità e sull'impegno, tutto quello che c'è fuori a me non interessa, anche perché fortunatamente io non leggo i social, non li ho, non li voglio avere e quindi di quello che scrivono sui social non me ne può fregare di meno e questa è una grossa fortuna per tutti, anche per me ma anche per gli altri, grossa fortuna. No, ma capisco bene, ma io ma io capisco le vostre valutazioni, ma io devo guardare anche un po' più in là di quello che guardate voi, come probabilmente voi farete nel vostro lavoro a discapito mio, è normale, io devo guardare un attimo più in là e devo fare anche delle valutazioni su quelli che ho a disposizione. Così si funziona, io non devo guardare solo l'immediato, al di là del fatto che posso valutare magari un giocatore più adatto a quello che penso io sul calcio piuttosto che un altro. Come ho detto la prima volta, ciò non toglie che posso anche accorgermi a un certo punto, dopo aver fatto delle giuste valutazioni, non dopo 5 minuti, che va bene, quello che mi porta l'altro magari non è quello che voglio io, però è meglio. Questa è una cosa che ho detto quando abbiamo valutato questa cosa qua. Quindi mi riservo
a parità di impegno e di qualità durante la settimana, anche di fare altre scelte, ma senza nessun problema. E soprattutto, e questa è la fortuna di tutti, senza farmi condizionare da un cazzo che non sia il campo. E questa è una grossa fortuna per tutti. Perché in altre condizioni, io invece sono così, io guardo il campo. Quindi se uno si comporta bene, lavora, per me è assolutamente preso in considerazione. Vale per lui come vale per tutti, senza nessun problema. Dopo, vedremo. Io sono qui. Però chiaramente se ho fatto una scelta, adesso la devo valutare con calma, con pazienza, al di là poi di quello che succede.